sicuramente il Milan e la Juventus. Il Milan, ve l'abbiamo detto, è stato sconfitto da Peñarol. Gioca con, o perlomeno ha nelle riserve, nella panchina delle riserve, Tavola, che Incocciati tenta il servizio lungo in direzione del compagno Serena. Vi è stato un intervento di Scirea, il pallone è stato deviato dallo stesso Scirea verso l'ale in favore della Juventus. Se ne incarica Gentile. Ora vedremo se Nicola Caricola non accuserà le conseguenze di questo suo non troppo fortunato intervento. Riceve Scirea, si cerca Rossi, parata alta del portiere Bodini. Ha ricevuto Scirea, il tocco è stato di Boniek. Cabrini tocca in direzione di Scirea, poi Rossi, Boniek potrebbe tentare il sinistro, ha preferito passare ancora in avanti verso Scirea, rimasto in zona. Rossi manda in avanti nel settore di Incocciati, che però è anticipato, e ora il pallone è giocato da Gentile ed è deviato verso Scirea. Riceve Tardelli, Platini, Tardelli è salito in posizione dalla destra Scirea, quindi sono alle prese i due numeri 6 della partita, il libero della Juventus e il libero del Milan. Ani, in quanto che ha rimediato una botta al polpaccio nella prima partita, ma è in grado, come vediamo, di giocare. Intanto Incocciati centra, e ancora una... un passaggio di Evani in direzione di Romano, ma è favorito sul tempo Scirea, quindi anche questo attacco non porta a conseguenza pratica. In carica soprattutto della sorveglianza di Platini. Ed ecco Scirea che ha ricevuto la Gentile, il passaggio è per Boniek. Boniek è avvicinato da Cuoghi, è stato servito Cabrini, riceve Scirea, portato molto all'offensiva in questa partita, sempre Scirea attaccato da... e di diverso avviso la rimessa viene effettuata dalla Juventus. Ha ricevuto la sfera il giocatore Scirea, sposta il gioco sulla sinistra, il pallone verso Scirea. Siamo quasi al 19° del primo tempo. Da Tardelli a Scirea, da Scirea a Paolo Rossi, ma prima di Paolo scatta in avanti Incocciati, lo ha bloccato a Cinzaggio, a Cuoghi. Questa volta c'è l'anticipo di Bonini, Serena non può intervenire, la sfera viene deviata nel settore di Cabrini. Primo spunto notevole e interessante della partita, che cade al 23° minuto di gioco e che ha avuto per protagonista Tardelli. Tenta di servire Scirea, che viene avvicinato nuovamente come poco fa dall'altro libero della partita, Franco Baresi. Parte un passaggio in direzione di Platini, servito Platini. Platini benissimo, ancora verso Scirea. Scirea si è nuovamente portato nel settore offensivo, tenta il centro, sul centro interviene di testa molto, ma è riuscito da parte di Cabrini per Boniek, e rimane in offside questa volta Scirea. Scirea è andato a terminare in offside dall'inizio della partita, comunque non ha fatto altro che sganciarsi frequentemente in avanti. E continuiamo a seguire il gioco, la partita è sicuramente interessante, la palla sul piede di... sempre Vani, bel passaggio in direzione di Cuoghi, ma è stato abile questa volta Scirea ad uscire al momento opportuno dal centro dell'area per Neri, che devia verso il numero 8 Romano. Romano voleva ripetere la prodezza di Pasinato, ma il tiro è stato ribattuto in partenza e la sfera è giocata da Scirea, deviata verso Cabrini. Vani che lo disturbavano. Viene servito Tardelli, il passaggio in direzione di Scirea, sale anche Cabrini che si offre in posizione di estrema sinistra, lo ostacola Pasinato, la sfera va a terminare, lo insegue Cabrini, cerca di mettere al centro, Verza sulla sfera, pallone ribattuto, controllato da Tardelli. E siamo sempre sullo 0-0 quando si gioca il 38° minuto del primo tempo. Un primo tempo molto interessante, ha giocato bene il Milan contro una Juventus che probabilmente deve ancora un po' smaltire gli sforzi della doppia finale di Coppa Italia.
ma che è sempre una squadra di grosse individualità. Sulla sfera Scirea, un passaggio a Tardelli, anzi un passaggio a Rossi, da Quisti a Cabrini. Riceve Scirea, Boniek, Furino, in profondità, ancora in direzione di Scirea. Scirea è riuscito a superare due avversari, effettua questo centro e insacca Platini, che aveva seguita la manovra del libero bianconero. Una rete di grande prontezza di Platini sull'azione insistita di indubbia bravura del numero 6 bianconero. Il merito di questa segnatura, che cade esattamente al 39esimo, è in gran parte di Scirea, che in condizioni difficili è riuscito a centrare, e noterete l'anticipo in diagonale strettissima di Platini, che mette nella porta di Nuciari un pallone per la verità molto difficile da azzeccare. Ora vedremo se la baldanzosa formazione diretta da Castagnera avrà ancora la forza per... Palla ancora a Scirea. Avviciniamo alla pausa, siamo al 41esimo minuto e mezzo del primo tempo. La situazione si è sbloccata due minuti fa in favore dei bianconeri. Per lì prepara la palla sulla linea della porta. Abbiamo Scirea che ha deviato, Ivani. Ivani alza il pallonetto, che viene però schiacciato di testa da Scirea, poi rimento in direzione di Pasinato. Pasinato tenta il centro, c'è una deviazione da parte di Scirea, il pallone è esinato. Ecco il centro di Cardi, il pallone ribattuto da Cabrini, sta terminando oltre il fondo, è calcio d'angolo per il Milan. Colpo di testa effettuato dal giocatore Gentile. Sulla sfera abbiamo ancora Scirea, era stato avvicendato nel corso del secondo tempo, questa volta è entrato in campo al 46esimo minuto di gioco in sostituzione di Incocciati. La Juventus ha gli stessi uomini, quindi anche Gentile per il momento in campo. Si pensava che il numero 2 della Juventus potesse tenere il terreno solamente per un tempo. Ed ecco Scirea, questa sera in gran via. Levani cerca un dribbling che in un primo tempo gli riesce. Ha centrato però quando il pallone aveva superato la linea. Tura ancora nel settore di Jordan, che serve Pasinato. Ed ecco il centro di Pasinato, la deviazione da parte di Scirea, il tocco di Verza, il pallone verso Kuoghi, il tiro di Kuoghi, rete! È stata corretta nel primo tempo, ci auguriamo che si continui a giocare sotto l'insegna del calcio spettacolo. Intanto ancora un intervento falloso in danno di Scirea, e quindi ci sarà nuovamente un calcio di punizione in favore della Juventus. Questa volta è stato Verza a commettere il fallo. Il pallone verso Tardelli, anzi verso Scirea. Intanto sulla sfera è Rossi, che devia verso Scirea. Ragione l'arbitro. Sulla palla il numero 3 Cabrini, viene servito il numero 6 Scirea, che tocca al giocatore Gentile, che appoggia in avanti verso Tardelli. Ancora Scirea, ancora Tardelli, sempre la palla al piede. Potrebbe dare a Pasinato, ha preferito mettere il pallone al centro, che è stato conquistato da Scirea e deviato verso Boniek. Vediamo Kuoghi che cerca di recuperare terreno in retro verso Furino. Furino potrebbe dare a Scirea. Ecco Scirea che raggiunge il pallone e c'è un fallo. Un fallo fuori dall'area di rigore. Per la verità hanno alzato contemporaneamente il piede sia Scirea al 15esimo minuto, e che parte dal piede di Franco Baresi. Tiro parato di Romano. Romano verso Serena, Serena verso Pasinato, è il miglior momento del Milan. Ed ecco un fallo di Scirea. L'arbitro ha fischiato con un certo ritardo, forse avrebbe potuto applicare la cosiddetta norma del vantaggio, non si può parlare di regola perché non esiste. Romano ha servito Verza. Verza si scontra con Scirea. Ora vedremo se il direttore di gara riterrà. Ha ricevuto la sfera intanto il giocatore Scirea.
la sfera è uscita al lato e quindi abbiamo la rimessa in gioco effettuata dal numero 6 Scirea. Pallone verso Cabrini, intervento fatto nemmeno fischiato perché il pallone è rimasto ai giocatori in casacca bianconera. Sulla sfera Scirea, Scirea tocca in direzione di Tardelli, Tardelli alla vicinanza di Icardi, si libera del pallone verso Bonini, ancora Tardelli, Scirea, il tocco di Scirea in avanza Pasinato, Pasinato entra in collisione con Scirea e la palla va a terminare sul fondo. Questa volta sono i giocatori in casacca rossonera che non sono d'accordo sulla decisione presa dall'arbitro. C'è una certa ostruzione da parte. Tardelli ha battuto il pallone da Scirea, ancora Tardelli. Ancora l'apertura verso il libero che si sposta nel settore dell'ala destra e attaccato da Franco Baresi che ribatte il pallone, ancora sul piede però dello stesso Scirea. Sempre il confronto tra i due numeri 6 della partita, poi parte un pallone. Deviazione da parte del portiere e finalmente la Juventus riesce a realizzare con Rossi il terzo incontro del Mondialito. Ci sono applausi per tutti, la partita.